Bentornati dal vostro produttore di fiducia, sono sempre Gianluca, come ormai ben sapete, di azienda agricola Morana Mario. Siamo nel nostro Nicariello F1, il ciliegino di sapore. Finalmente sta ritornando questa ricerca del sapore. Ne abbiamo parlato di recente sul canale. E invece nell'ultimo video abbiamo parlato di radicazione, soprattutto come stimolare e fare sviluppare la radicazione capillare nelle coltivazioni dell'orto in generale, soprattutto nel pomodoro. Come voi sapete, mi piace parlare molto del pomodoro perché è la nostra vita in pratica. Infatti siamo in mezzo ai pomodori, come vedete. Comunque sia, di cosa parleremo in questo video? Delle micorizie, no? C'è stato molti commenti al riguardo, ma co come si usano, come non si usano, quindi vi volevo parlare proprio di questo. Bene, prima di continuare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Va bene, non costa nulla, è solo un click per aiutarci, insomma, per sostenere le micorizie. Intanto voglio dire subito che non sono miracolose, va bene, non si possono fare miracoli. Sono dei funghi, dei microfunghi. Proprio funghi delle radici vuol dire la parola. Sicuramente hanno mo molte capacità, se vogliamo dire, benefiche per le nostre piante, però come utilizzarle al meglio in base alle nostre condizioni non è una cosa semplice. Quindi no, non ci sono delle dosi o utilizzate tale prodotto che contiene questo tipo di funghi e vi funziona. Prima di continuare, c'è da dire che sono appunto dei funghi, quindi sono soggetti all'azione del rame. Quando noi andiamo a utilizzare il rame in un radicale come preventivo per le malattie o addirittura curativo, in base alla situazione, andiamo ad uccidere anche queste micorizie, no? Se noi consideriamo una situazione ideale, va bene, magari di agricoltura biologica, fatta in un certo modo, potrebbero dare grandissimi risultati, ma sempre dobbiamo sapere che condizioni abbiamo nel terreno. Anche le lavorazioni del terreno disturbano l'azione di questi funghi, perché si devono un po' ricreare, diciamo. Quando andiamo a mettere le piante, dobbiamo stimolare favorire, ecco, la vita di questi funghi. Come si fa? Sono tutti i consigli che abbiamo dato finora. Non dobbiamo utilizzare sicuramente pesticidi per la disinfestazione la geodisinfestazione del terreno, questo è poco ma è sicuro. Tutti i prodotti chimici che si utilizzano per la cura delle radici, sia nematocidi che contro le fusarium, quindi fungicidi, danneggiano gravemente le micorizie, va bene? Questo già è un punto di inizio. Il rame, dice, il rame è biologico, però abbiamo detto che fa male ai nostri funghi benevoli. Ho messo anche delle schede dove spiego i trattamenti, come stiamo facendo noi, il nostro metodo, no, preventivo, soprattutto per le malattie radicali. Se andate a vedere, noi il rame lo utilizziamo una sola volta entro i primi giorni dopo il trapianto per prevenire il marciume apicale, per metterci al sicuro, perché il marciume apicale nella fase iniziale, per il pomodoro parliamo, è molto pericoloso. Quindi facciamo solo quel trattamento se non c'è bisogno di farne altri. Quindi con un solo trattamento a base di rame, durante tutto il ciclo c'è molto tempo per lasciare e vivere bene le micorizie nel nostro terreno. La cosa fondamentale è quella: creare un ambiente ospitale per loro. Va bene? Questa è la cosa importante. È inutile che quale prodotto devo utilizzare. Ecco, prima dobbiamo pensare a quello. Ok, se si crea una situazione equilibrata nel terreno, lo manteniamo vivo, come abbiamo sempre detto. Con tutti gli altri consigli, ecco, ad esempio l'utilizzo di azoto organico, quello che abbiamo detto nell'altro video. In poche parole, anche le concimazioni di origine biologica favoriscono
il proliferare di tutti i microorganismi positivi. Ecco, sono dei microorganismi positivi, come abbiamo detto fino ad ora. Non sono né più né meno le micorizie. Hanno delle capacità di fare assorbire di più la pianta, quindi stimolare anche la capillarità, non solo la radicazione in generale, ma anche la capillarità, perché andare a utilizzare un prodotto che contiene micorizie per velocizzare questo processo. Ok, anche se l'ambiente ospitale potrebbe volerci troppo tempo, per questo si utilizzano dei prodotti, li andiamo insomma a mettere noi, così se ci sono tutte le condizioni si riprodurranno velocemente e vedremo abbastanza presto gli effetti positivi. Parliamo che ci vogliono settimane, non si parla di giorni o ore. Molti credono che utilizzi un prodotto a base di micorizie e già vedi l'indomani devi vedere grandi risultati. Non è possibile, ecco, non funziona così. Poi, per quanto riguarda questi prodotti a base di micorizie, ne abbiamo provati diversi, stiamo cambiando in pratica, li stiamo ancora provando, come dicevo nei commenti nell'altro video, ancora non abbiamo trovato un prodotto che sentiamo di consigliare. Ecco, sicuramente non utilizzate quelle in polvere, va bene? Ce ne sono, ripeto, tantissimi tipi. Magari alcuni sono due tre prodotti che si miscelano insieme, alcuni vanno attivati, vanno fatti fermentare. Abbiamo visto risultati migliori con i prodotti già liquidi, pronti, vengono detti inoculo di funghi micorizzici, no? Ok, questi qui sono, diciamo, più rapidi, ma anche sono più costosi solitamente. Quindi c'è anche da valutare molto bene quello. È inutile andare a insistere con questi prodotti che possono essere molto costosi. Se è una coltivazione in piccolo, hobbistica, insomma, no, non andiamo a spendere tanto, ma è anche vero che ci vogliono tante cose, quindi i costi aumentano. Se già è una coltivazione professionale, io non consiglio di esagerare, va bene? Magari prendiamo appunto per la nostra coltivazione, consideriamo per un paio di mesi, facciamo il trattamento, però si deve fare regolare, una volta a settimana magari, insieme alla fertilizzazione, quando andiamo a concimare, mettiamo una leggera dose di questo prodotto a base di micorizie. Ripeto, è da provare, fate le prove anche voi. È meglio andare a fornire piccole dosi, ma costantemente, settimanalmente, perché intanto non sappiamo il nostro terreno com'è, non è che ogni volta che andiamo a fare una coltivazione possiamo analizzare tutte le fare le varie analisi del terreno, acque, no, non sarebbe una cosa conveniente. Quindi con questo metodo, insomma, piano piano si dovrebbero stabilire bene nelle nostre radici e proteggere le nostre piante, insomma avere i vantaggi che danno questi microfunghi. Non esagerate, questo è il consiglio, non esagerate, non pensate che fornendo grosse quantità di prodotti a base di micorizie si possono avere risultati miracolosi, ecco, perché molti li vendono per questo, ripeto, e costano anche abbastanza. I prodotti ideati per l'agricoltura, soprattutto professionale, hanno un certo costo e non possono, ecco, fare quello che promettono di fare, insomma, i risultati non possono essere così eclatanti. Quindi questo è il consiglio, piccole dosi. Per concludere, ad esempio, molti dicono che con un tale prodotto a base di micorizie hanno visto ottimi risultati contro i nematodi, invece contro la fusarium, le fusariosi no. Altri dicono l'opposto. Quindi c'è da capire, parliamo in anni di sperimentazione, c'è da dire che tutto dipende dalla condizione in cui siamo, il tipo di terreno, il pH, la stagione, quindi non è una scienza perfetta, ecco, questo che voglio dire, nel senso che le variabili sono talmente tante che i risultati non possono essere sempre uguali. Direi che per questo video va bene.
sicuramente riprenderemo l'argomento, perché è un argomento molto richiesto. Fate tutte le domande che volete nei commenti, e mi raccomando, continuate a seguirci, e la cosa più importante di tutti è che dovete fare i bravi picciotti. Mi raccomando, fate i bravi picciotti e mangiate il popolo.